Quest'anno Steels of Peace si occupa del Messico e quindi nella sezione cinema si occupa di cinema messicano degli ultimi 20 anni, periodo in cui esso è tornato ad una nuova epoca d'oro che non ha nulla da invidiare all'età dell'oro del cinema messicano per antonomasia, cioè quella degli anni 30, 40 e 50. Amores Perros, il capolavoro che ha fatto conoscere Alejandro González Iñárritu al grande pubblico, è il primo capitolo della sua trilogia della morte. Roma di Alfonso Cuarón, vincitore del Leone d'Oro a Venezia, parla di una famiglia messicana degli anni 70 che vive a Colonia, Roma, un quartiere di Città del Messico, e lo fa attraverso il punto di vista di Cleo, la domestica tratta dalla famiglia. Il labirinto del fauno si svolge nella Spagna franchista con protagonista la giovane Ofelia, che avrà la possibilità di inseguire il mondo fiabesco da lei tanto sognato. Incontrerà un fauno e delle fate, ma quanto di quello che vedrà sarà reale? Profondo Carmesì è la storia di un'infermiera grassa e sensuale e del suo amante che scorrazzano per l'America massacrando vedove. Il regista Arturo Ripstein gira il rifacimento dei Killers della Luna di Miele di Leonard Castle. Poi abbiamo Japón, vincitore della Camera d'Oro a Cannes, un'opera prima diretta da Carlos Arrigadas, un regista messicano che ama il cinema di Andrei Tarkovsky. È la storia di un uomo che abbandona Città del Messico per prepararsi a morire lontano dalla metropoli. Per ultimo abbiamo La Perla di Emilio Fernandez, che fa parte della cosiddetta età d'oro del cinema messicano. Tratto da un romanzo di Joe Steinbeck, premiato a Venezia, impreziosito dalla fotografia in bianco e nero di Gabriel Figueroa, il film racconta la storia di un pescatore che sogna di trovare un giorno la perla che consentirebbe a lui e alla sua famiglia di uscire dalla miseria.